Forze dell'ordine al lavoro per un'operazione di controllo nelle stazioni cittadine in diretta da Napoli Centrale. C'è l'inviato Enzo Perone. Buonasera Enzo. Sì, eccomi, siamo alla stazione centrale di Napoli, lo vedete alle mie spalle, la Polizia di Stato, ma anche coinvolta la Guardia di Finanza e i Carabinieri all'interno e all'esterno della stazione, un piano interforze voluto dal Ministro dell'Interno Piantedosi che vuole rendere le stazioni più sicure. Oggi si è partiti con Milano e Napoli, nei prossimi giorni altre stazioni, nei giorni scorsi questo piano ha riguardato Roma. Vi do alcune cifre. Negli ultimi anni a Napoli ci sono stati, nella stazione centrale di Napoli, 250 furti, 62 negli ultimi 2 anni. Questi si sono ridotti moltissimo con l'impianto di quelli che vedete, sono i gate, un po' come accade all'aeroporto. Per passare alla zona partenze tutti i passeggeri vengono verificati se sono in possesso del regolare biglietto. Sempre secondo il Ministero dell'Interno, negli ultimi anni a Napoli ci sono state 10 aggressioni al personale e furti di rame. Questa operazione Stazioni Sicure vuole appunto ridurre tutti gli episodi di criminalità che ci sono sia all'interno sia all'esterno della stazione, e il gruppo Ferrovie dello Stato per i prossimi anni farà 1500 assunzioni nel triennio proprio per implementare la sicurezza. Da Napoli Centrale è tutto, a voi, linea, studio. Se Milenzo ed Emergenza.